Non li abbiamo voluti, non li abbiamo chiamati, non era questo il luogo dove avevamo dei politici. Non è che può stare sempre a fare gli altri dei politici. No. C'è il momento in cui dobbiamo ragionare fra di noi e decidere che dobbiamo fare. Scusi. No, grazie. Intanto io sono veramente contenta di ospitarvi qui, perché questa è la sede italiana del Parlamento Europeo. Vi chiedo scusa se non mi alzo in piedi, però per i motivi che vi ha già detto Gianni preferisco stare seduta. E per me è di fondamentale importanza per tutta una serie di motivi. Intanto capisco la vostra esasperazione, la vostra delusione, la capisco perché chi vi sta parlando spesso e volentieri si è trovata nelle condizioni di dover protestare sempre nell'ambito del rispetto delle regole, dei propri diritti. Faccio un piccolissimo inciso, qualcuno qui sa di cosa parlo. Quando parlo del fatto che in passato mi sono battuta insieme a tanti altri solo ed esclusivamente per rivendicare un diritto, non un regalo, non un favore o altro, mi riferisco al fatto che tantissimi anni fa, esattamente nel 1993, mio padre fu l'ottavo giornalista ucciso dalle mafie e purtroppo in questo paese le vittime subiscono spesso il capovolgimento della realtà, le vittime diventano carnefici, i carnefici diventano vittime. E tantissimi anni fa, insieme ad altri familiari di vittime di mafia, sto parlando di familiari di magistrati, familiari di altri giornalisti, familiari di carabinieri, di poliziotti uccisi dalle mafie, proprio per rivendicare un diritto previsto dalla legge, noi ci siamo incatenati alle inferriate della prefettura di Palermo per 21 giorni. E nonostante tutti sapessero chi erano quelle persone, cioè chi eravamo, noi non abbiamo visto quasi nessuno. La gente addirittura passava, ci guardava, anche perché in Sicilia, ma a Palermo come a Catania, le proteste sono quasi all'ordine del giorno, quindi c'è quasi una abitudine nel vedere chi protesta, nel vedere chi reclama qualcosa. E quindi la gente ci passava davanti senza nemmeno dire, si pensava anche oggi c'è qualcosa per cui qualcuno protesta. Eppure non è stato bello e nemmeno edificante per noi fare quello che abbiamo fatto, ma era l'unico modo che vedevamo possibile non per risolvere il nodo della questione, ma per attirare l'attenzione di qualcuno. Per cui quando vi dico che comprendo perfettamente il livello di esasperazione davanti al quale questo comparto, che per me dovrebbe essere uno dei comparti fondamentali nel ciclo di vita di un essere umano, lo dico proprio perché, essendo stato dall'altro lato della barricata per tanto tempo, mi rendo perfettamente conto che quando non siamo interlocutori, che quando non ci sono delle risposte, che quando c'è il silenzio dall'altra parte, purtroppo si raggiunge un livello di esasperazione per il quale a volte si diventa anche, devo dire, merce di scambio, si diventa in qualche maniera anche merce nelle mani di qualcuno che utilizza l'armiamoci in partite e che poi, come dicevo prima, torna a casa sereno e contento, altri invece sulle proprie spalle portano quella voglia e soprattutto quella forza di protesta. Detto questo, io ho conosciuto Tano credo nel 2008. Posso raccontare come sono conosciuti? No, dai, è bello. Io e Tano ci siamo conosciuti nel 2008 perché a Vittoria c'era, nella provincia di Ragusa, c'era un grande fermento nel vostro mondo e c'era questo fermento proprio perché non c'erano assolutamente risposte. Quello era il periodo della tornata regionale, elettorale della regione e io ero stata contattata da Tano, ma che non conoscevo, ero stata contattata per telefono, lui mi invitò ad andare al comune di Vittoria, l'ho visto, dice noi siamo qui al comune di Vittoria, siamo in occupazione, vogliamo anche parlarne con te. Io mi sono presentata in depinta al comune di Vittoria, quando sono entrata là dentro, prima volta che vedevo lui e le altre persone in quel contesto, prima volta assolutamente mi hanno detto bene, adesso tu da qua non esci più.
tutto come non si può più. Tu sarai ostaggio fino a quando noi non avremo interlocuzioni con qualcuno. E siamo rimasti là dentro. Abbiamo sequestrato. In questo... E noi ci siamo conosciuti così lontano e da quello che c'è stato questo rapporto molto carino, molto franco, anche rispetto a quello che poteva essere il mio contributo, il mio apporto e la mia disponibilità, soprattutto così come oggi, su questi aspetti. Vorrei subito darvi alcuni dati, fermo restando che sono sicura che voi li sapete molto meglio di me. Soltanto in Italia, dicevo, il ciclo delle agromafie in Italia ha un indotto, un business pari a 12 miliardi e mezzo di euro. 12 miliardi e mezzo di euro agromafie. Questo non è accaduto adesso, questo non comincia ad accadere da poco. Tutto quello che abbiamo visto nel corso di questi ultimi mesi, per esempio, nella terra dei fuochi in Campania, sembra cogliere tutti di sorpresa. Non è così. Quello è un altro circuito, un altro indotto sul quale è stata fatta una forma di arricchimento illecita e nell'ambito del quale, Gianni, non hanno responsabilità soltanto i clan camorristici, hanno una alta responsabilità quella parte di istituzioni deviate e di politica deviata che si è prestata affinché tutto quello potesse accadere. Mettiamoci anche dentro il dramma che gli agricoltori in quel contesto stanno vivendo. Mettiamoci dentro quello che le famiglie che vivono in quel contesto territoriale, le tante famiglie che purtroppo hanno, riscontrano casi di malattie mortali, eppure davanti a quella, allo scorrere di quelle immagini su tutti i media, io ho sentito solo frasi di circostanza, come se tutti stessero cadendo dalle nuvole e come se nessuno avesse idea di quello che realmente stava accadendo. Io credo che nei prossimi anni, non tanto lontano, la pressione demografica a livello, non soltanto a livello europeo, ma soprattutto a livello internazionale, costringerà tutti i governanti, quindi non soltanto i 28 paesi degli Stati membri, costringerà tutti i governanti a dover mettere al centro delle loro scelte le politiche inerenti al cibo e l'acqua. Questo è un dato di fatto, questo emerge ormai dagli studi, eppure nonostante ci siano queste notizie, ci troviamo davanti ad una serie di colossi, di macchine burocratiche e elefantiache che partoriscono il topolino. La PAC alla quale faceva riferimento Gianni, io condivido il suo pensiero e l'allarme, la PAC, la modifica della PAC è arrivata dopo non si sa quante riunioni, triloghi tra Commissione Europea, Consiglio Europeo e Parlamento Europeo. Credo che sappiate che il ruolo forte, la voce dei padroni in questo contesto, a livello europeo, non ce l'ha il Parlamento Europeo. Ma non vuole essere una giustificazione, attenzione, non è una giustificazione, è soltanto per tratteggiare un po' il contesto. Il ruolo del padrone, la voce del padrone la fa il Consiglio europeo, quindi nel nostro caso i 28 ministri dell'agricoltura europea, quindi ogni Stato membro con il proprio ministro dell'agricoltura, e la Commissione europea. Però c'è anche da dire, e questo ho detto a scapito del ruolo del Parlamento europeo, che ogni qualvolta la Commissione europea presenta una proposta, che può essere una proposta di revisione, una proposta direttiva legislativa, il Parlamento europeo ha quasi paura a contrastare qualsiasi indicazione venga dal Parlamento, dalla Commissione europea o dal Consiglio. Vi faccio un esempio semplice che riguarda proprio l'ultima plenaria di Strasburgo, che è stata a metà gennaio. A metà gennaio a noi era stato proposto il voto sull'introduzione del gran turco geneticamente modificato. Io e altri miei colleghi ovviamente abbiamo votato contro. Vi lascio immaginare l'attività di lobby
all'interno del Parlamento europeo. Voi sapete che all'interno del Parlamento europeo le lobby sono regolarizzate, quindi è un'attività che viene consentita, è stata regolarizzata, ma stiamo parlando di migliaia di mail, come quando, faccio un altro caso concreto, non so se vi ricordate, doveva essere introdotto il cosiddetto semaforo alimentare. Quando è stata varata l'introduzione del semaforo alimentare, io e qualche altro mio collega, due per l'esattezza, siamo stati presi di mira da tutti i giornali italiani e anche da qualcuno al quale noi non ci aspettavamo. Perché? Perché io non ho risposto alle lobby delle grandi industrie che mi chiedevano di non introdurre il semaforo alimentare. Quindi, siccome il mio voto e quello di altri due colleghi italiani ha fatto saltare questo mega interesse, noi siamo stati perseguiti dicendo che noi volevamo mandare giù a picco la vita delle grandi industrie italiane. Non si tratta di questo. E non c'entra nemmeno, non c'entra il medico, non c'entra assolutamente nulla. Noi stiamo parlando, e questo è un po' anche quello che emerge dalla libertà di uso e scambio dei sementi, stiamo parlando di attività che vanno solo in un'unica direzione, cioè nella direzione delle grandi industrie, delle grandi aziende, tenendo fuori solo per motivi esclusivamente economici e per motivi esclusivamente di interesse molto ampio, le piccole aziende, le piccole industrie, il mondo dei... Non capisco, possiamo cambiare la situazione. Il mondo del, dicevo, della filiera dell'industria, della piccola industria agroalimentare. Noi sappiamo che in Europa abbiamo 12 milioni di agricoltori, 15 milioni di imprese agroalimentari, 46 milioni l'indotto sono i posti di lavoro, e se consideriamo che le aree rurali costituiscono il 77% del contesto dei nostri stati membri, e la metà di queste è data dalla popolazione, è pari alla metà, cioè la popolazione intera è pari alla metà della popolazione europea, ci rendiamo conto che c'è un deficit incredibile. La riforma della PAC cerca di aggiustare il tiro su determinate situazioni, cercando di una equa distribuzione, però, come diceva Gianni, c'è una contestualizzazione, ma fino ad un certo punto. Si parla di contributi ai giovani agricoltori al di sotto dei 40 anni, ai piccoli agricoltori il contributo fino a 1250 euro, oppure lo sgravio per le imprese fino a 150.000 euro. Siamo sicuri che siano queste le misure adatte, le misure idonee per cercare di far risollevare questo comparto? Io non credo assolutamente. Non credo assolutamente, perché non sono i piccoli aggiustamenti in corso d'opera o questo tipo di situazione che possono risollevare un comparto che, e mi dispiace dirlo proprio adesso, che piove sul bagnato, non c'è più neanche il ministro dell'agricoltura in questo paese. Quindi siamo anche per sottolineare il fatto che non solo non c'è stato un interlocutore, scusate, diciamoci le cose come stanno, ma nemmeno negli anni passati ci sono stati interlocutori. Ricordiamoci quello che è successo con le quote latte, ricordiamoci quello che è successo con tutta una serie di vicissitudini dalle quali è emerso che non c'era la volontà, non voglio esprimermi su una eventuale competenza o altro, ma non c'era assolutamente la volontà di recuperare questo settore, la volontà di aprire un tavolo tecnico, un tavolo di discussione con questo settore. E mi fa piacere quando Gianni dice noi vogliamo assolutamente aprire un dialogo e cercare di capire come. Mi fa piacere, perché soltanto le proposte possono poi arrivare all'interno delle cosiddette stanze dei bottoni e cercare di capire in che modo, in che maniera superare questo problema. Quello che vi posso dire, quella che è la mia visione dal Parlamento europeo, è che tanti paesi, tanti stati membri non hanno questi problemi. Non hanno questi problemi perché evidentemente in sede di Consiglio europeo, che è il contesto nell'ambito del quale
le decisioni partono e vengono definite, evidentemente hanno un ruolo molto più forte, hanno più voce in capitolo di quella che possiamo avere noi. Eppure, fino a qualche anno fa, adesso sono cambiate, la geografia agricola è cambiata, però fino a qualche anno fa l'Italia, insieme alla Spagna, insieme ad altri paesi, la faceva da padrone rispetto al ruolo dello Stato membro e del proprio apporto all'interno di tutti gli altri Stati membri nel mondo dell'agricoltura. Con l'ingresso all'interno degli Stati membri, dei paesi, dell'Unione, quindi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, il tutto si è allargato, così come sono allargate anche le diverse forme di agricoltura. Però quello che manca è davvero la percezione di portare, di vedere tutto sotto un profilo molto più ampio, che possa poi portare alla sovranità alimentare, al di là del fatto di poter decidere da parte dell'agricoltore, da parte del produttore, come, per chi e quando produrre. Io poco fa facevo vedere a Tano una notizia pubblicata oggi sul giornale: si parla in Sicilia di un surplus di 50 milioni di chili di tarocco. 50 milioni di chili, cioè una quantità incredibile. Però poi io dicevo a Tano: ma com'è? Perché poi facciamo un attimo la riflessione. A me capita spesso di andare nei bar, di chiedere alla spremuta d'arancia, arancia non ce ne sono. E non li vogliono pagare. Ma vuoi pagare? Il prezzo lo vedrei stamattina. Stiamo a controllare. Io, produttore di arance, 10 centesimi chilo, faccio una spremuta di arancia, quanto costa? Lo scarto. Lo scarto. Lo scarto, esatto. Lo scarto. E negli alberghi la cosa più normale, così come accade in tutti gli altri, io quando vado a Bruxelles, non ho casa, vado a dormire in albergo, la prima cosa, giusto, i miei figli che troviamo, io trovo in camera, o una mela o un'arancia. Ma io so che quell'arancia non viene da noi, non viene assolutamente. Viene nemmeno, viene dall'Africa. Viene dall'Africa. Viene dall'Africa, dalla Spagna, no, dalla Spagna non arriva. La Spagna sono parenti, hanno trovato. C'è stata un'apertura, c'è stata un'apertura ai mercati, ai seri accordi, libero scambio e con tutta una serie di paesi. Io mi sono rifiutata, per esempio, l'accordo col Marocco, perché? E vi faccio questo esempio di giuro. L'accordo col Marocco funzionava in questa maniera: il Marocco è uno, viene considerato per l'Unione Europea uno dei primi partner commerciali per l'Unione. Stiamo parlando ovviamente di stati terzi. In cambio che cosa è stato detto? Allora, siccome il Marocco, è un po' la stessa questione della Libia, guardate, la stessa questione identica di quando c'era ancora il regime di Gheddafi, si diceva: va bene, noi facciamo un accordo con questo stato, nella fattispecie con il Marocco si prende l'impegno, o l'Algeria, cito questi due paesi proprio con cognizione di causa perché sono paesi su cui l'Unione Europea ha cercato di fare pressione per il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. In cambio è stata data l'apertura ai mercati. La stessa cosa accade con la pesca, stessa identica cosa. Che scambio abbiamo? Che scambi abbiamo? Perché quanto ci sono i kiwi italiano, è uno scambio impari. Le olive, le nostre olive pugliesi hanno perso la leadership e ci sono le olive tunisine. Le olive, io ho uno zio che fa il contadino, l'agricoltore a Monopoli, al capitolo. Ha perso questa. Loro avevano tutta la Puglia, soprattutto la Toscana anche, ma sicuramente la Puglia un po' più in quel posizione, non so se qualcuno lo conosce, Garzelli a Monopoli, ed è una di quelle ditte che purtroppo sta pagando perché si è incantato, ha creduto nell'investimento di qualcosa di molto più ampio, di qualcosa che doveva aiutare a introdurlo in un mercato molto più ampio. E lui
che sta chiudendo, ha chiuso già due capannoni perché le banche ovviamente l'hanno ridotto all'osso. E la situazione credo che sia purtroppo simile, identica in tante regioni, se non in tutte. Questa è una cosa che adesso si sta riscontrando, dicevo poco fa Gianni, questo settore l'ha riscontrato subito la crisi, l'ha riscontrata subito. Io però Gianni penso, ma sono sicura, voi siete in grado di darmi ulteriori informazioni e valutazioni diverse, io credo che forse al nord questa percezione sia arrivata un po' più tardi, perché al nord probabilmente ci sono più aziende a conduzione familiare, perché forse al nord c'è anche un indotto diverso, ma anche al sud, come noi siamo abituati a vivere in perenne emergenza, l'interruzione del grande circuito non l'ha vissuta, perché non c'è mai stato del grande circuito. Quindi noi abbiamo vissuto da subito questa crisi che si è poi trasferita anche su altri livelli. Detto questo, io quello che vi chiedo, la mia necessità è quella di ovviamente di ascoltarvi, quello che vi chiedo, fermo restando che non è la mia commissione competente, però vi chiedo di trasferirmi tutte le istanze, le proposte utili, fondamentali, che io posso portare come singolo deputato in plenaria o comunque in Parlamento, e tutte quelle istanze che possono essere portate in Commissione Agricoltura da altri colleghi stranieri, perché nel mio gruppo io sono l'unica italiana insieme a un altro collega, per rispondere alla domanda, io non ho un partito, questo ve lo devo dire subito, nel senso che comunque non sono iscritta a nessun partito, sono entrata da indipendente al Parlamento Europeo e sono senza partito perché... Grande pregio! Ma infatti dico, ve lo dico, non ho un partito, lo troverete scritto ovunque. Però poi ti voglio fare una domanda. Sì, certo. Vabbè. No, domanda bocciata. No. Domanda bocciata. No, io invece sono qui perché sono qui, mi voglio sottoporre a tutte le domande che mi si vogliono fare. E quindi io, rispetto anche a quello che ha detto Gianni, il semestre italiano è una grande possibilità per l'Italia. Perché? Perché il semestre italiano significa che da luglio la presidenza del Consiglio è dell'Italia, quindi l'Italia ha il ruolo, il potere e dovrebbe avere anche la competenza per guidare in 6 mesi la macchina delle istituzioni europee. Se in questo ciclo di 6 mesi riesce a metterci dentro delle proposte che nel campo dell'agricoltura possono dare respiro e sostegno a questo comparto, a questo settore, io credo che forse qualche aiuto può arrivare. Ma se ci si presenta, e questo lo dico in virtù del fatto che tu dicevi, poi ci direi tu di qualche partito, io non ce l'ho un partito, non sono mai stata iscritta a nessun partito, non ce l'ho. Il mio partito è la gente che si chiede a rivolgere a me, che mi chiede aiuto, fermo restando che io aiuti non ne posso dare a nessuno. Ho sempre cacciato questo per chiarezza dal mio ufficio tutte le persone che vengono a chiedere raccomandazioni. Non possiamo intendere la politica fatta con favori. Nel mio ufficio io ricevo solo ed esclusivamente familiari di vittime di mafia, testimoni di giustizia, non collaboratori di giustizia, perché c'è una grande differenza, testimoni di giustizia, e in questo mondo, nel vostro mondo, ce ne sono tanti testimoni di giustizia, soprattutto in Calabria. Nel vostro contesto, nel vostro comparto, molti imprenditori hanno denunciato la 'Ndrangheta per tentata estorsione, si sono ribellati, hanno denunciato, hanno dovuto abbandonare i loro paesi, le loro città, abbandonare la loro vera identità, assumere un'altra identità di copertura e andare in località protetta. E nella vostra realtà, nel vostro contesto, sono tante le persone, tutti in Calabria ma non solo, che hanno avuto il coraggio di fare questo.
Io ricevo le persone che hanno bisogno di aiuto, ma che non mi chiedono una raccomandazione per un semplice motivo, e non soltanto per la mia storia personale, perché ritengo che la raccomandazione, la richiesta del favore, sia la morte immediata della condivisione sociale e democratica. Questo deve essere chiaro a tutti. Io concludo, vi prego, non mi sottraggo ad alcuna domanda, vi prego soltanto di una cosa: trasferitemi tutte le proposte, perché io non sono un'addetta ai lavori come lo siete voi, non ho quella competenza tecnica che avete voi, troviamo insieme, anzi voi, io mi affido a voi, le proposte più idonee da poter portare nel contesto istituzionale e al Parlamento europeo. Perché è tristissimo, e non lo condivido, bruciare una bandiera, per il semplice motivo che dietro una bandiera c'è un significato immenso. Mi auguro che non si arrivi mai a fare determinate azioni, determinati gesti, ma nella fattispecie la bandiera europea o la bandiera del nostro paese, non c'è bisogno che lo dica io a voi, che valore ha la bandiera italiana e il tricolore italiano, nonostante lo si veda troppo spesso sventolare soltanto in concomitanza di partite di calcio, mondiali eccetera. Ricordiamoci che per questa bandiera, soprattutto per la stesura della carta costituzionale, sono morte centinaia di migliaia di persone che hanno con la loro azione cercato di dare a noi tutti la possibilità di vivere in un contesto democratico e civile innanzitutto. Però io penso che le regole debbano servire proprio per raggiungere l'obiettivo nella maniera più giusta e legittima possibile. Quindi io vi ascolto e vi ascolterò proprio per cercare di avere le proposte più utili e più concrete nell'interesse di questo settore, di questo comparto, e mi auguro che anche io, vi dico la verità, avevo invitato anche altri colleghi qui oggi, colleghi della Camera e colleghi del Senato. Mi dispiace non siano venuti, però io avevo allargato questo invito perché non voleva essere soltanto una cosa mia. Trasferirò anche a loro le vostre istanze, però affaccendate. Mi auguro che possano recuperare il corso d'opera. Io sono qui ad ascoltarvi. Allora.